68° derby alle capannelle. Sono tornate a fiorire le aiuole, ma solo i capelli e i vestiti delle signore scommettono per la primavera che gioca a nascondarella. Che farà la sodomie sulla pista bagnata? Il grande comprimario è Sky, l'otto della scuderia Aderno. Nella sfilata manca Alibi, ritirato per le incognite del terreno. Sono partiti in sei. Cogitur e Manitou hanno lo spunto brillante. Sarà breve. Non varrà che a dare un colore di lotta alla grande prova solitaria, veramente egemonica, di Domier. Qui ho avuto paura, dirà all'arrivo parlando di questa curva il suo fantino Camici. L'ha dovuto un poco trattenere, ma ormai il figlio di Nicolò si è ripreso. Non ha cambiato azione, che era il suo pericolo. Alle retrovie nel serrato il dominio è di Sky, riuscito a imporci su Cogitur. Ma la corsa da guardare è questa, di Domier. L'ho accompagnato, dirà ancora Camici, e lui è andato. Giustamente il suo galoppo è stato paragonato al balzare del canguro. Oggi gli hanno messo i ferri arpionati da pista di ghiaccio perché possa mordere il terreno malfido. Ha zampe posteriori formidabili, leggermente sproporzionate alle anteriori che quasi stentano ad assecondarne l'impulso. Ha vinto per 8 lunghezze. Questa è un'altra fenomenale riuscita di Tesio.